Ser Filippi sostiene che il centrosinistra sia diviso. Assolutamente no, il centrosinistra è unito, il centrosinistra che ha guidato la città negli ultimi 10 anni facendola crescere, ed è il centrosinistra che sostiene Christian Fanesi come candidato sindaco. Io sono il segretario del Partito Democratico e ho fatto di tutto per tenere unito il Partito Democratico e anche la coalizione di centrosinistra che ha fatto crescere la città. Da questo punto di vista vorrei ricordare a Ser Filippi che forse le divisioni sono in casa della Lega, soprattutto quando viene a dire e a parlare di sanità. Prima di tutto le divisioni sono nella Lega, perché vorrei ricordare a lui come qualche mese fa la segretaria regionale della Lega ha chiesto al presidente Acquaroli di dimissionare e quindi di mandare via 3 assessori della Lega. 3 consiglieri della Lega recentemente sono andati via dal gruppo entrando nel gruppo misto. Quindi Ser Filippi sicuramente non è la persona più autorevole per parlare di divisioni, perché proprio nel centrodestra e anche nella Lega le divisioni sono molto forti e molto accentuate. Il centrosinistra è unito e, come dicevo, nella sanità forse Ser Filippi non si è reso conto di quello che sta accadendo, di come stanno andando avanti le cose. Quello che è stato costruito negli anni, nonostante le promesse del 2020 fatte dal centrodestra, è stato distrutto. È stato distrutto quello che c'era, lo dicono dall'interno dell'ospedale, è stato distrutto quello che c'era senza creare niente di nuovo e senza creare nessuna alternativa. Ecco, questo è quello che noi abbiamo voluto rappresentare con il volantinaggio, andando a presentare questo volantino ai cittadini che soffrono un problema di servizi sulla sanità, perché il CUP non funziona, le liste d'attesa non funzionano, la gente deve rinunciare a curarsi, le sale operatorie vengono chiuse, i medici se ne vanno. Questo è il clima che c'è nella sanità, e la sanità viene guidata da un assessore della Lega, da un assessore del centrodestra. Quindi Ser Filippi credo che abbia ben poco da dire. Noi abbiamo sicuramente il dovere di guidare la città, questa città con Fanesi continuerà a crescere, perché i lavori realizzati, le opere pubbliche realizzate, il Pincio, il Waterfront, l'area ex Agip e tante altre opere, la piazza Marcolini, che sono state realizzate, saranno la base della continuità del lavoro che il centrosinistra vorrà portare avanti con Christian Fanesi, sindaco di Fano.